Cari e cari amici, la presa di posizione odierna dell'Ufficio federale di giustizia lascia molto perplessi e merita sicuramente un commento. Non voglio esprimermi su aspetti tecnico-giuridici che non mi competono, che lasciamo agli esperti. Tuttavia, sembrerebbe che in uno stato di necessità, quello decretato dal Consiglio di Stato l'11 di marzo, rispettivamente la situazione straordinaria decretata dal Consiglio federale il 16 marzo, portino a delle interpretazioni diverse. Allora, sembra piuttosto chiaro che la nostra Costituzione federale debba assegnare al Consiglio federale la competenza di misure straordinarie in situazioni assolutamente fuori dal normale come la pandemia in corso. È altrettanto evidente che il cantone, di fronte allo stato di necessità, debba poter a sua volta fare il massimo possibile per proteggere i propri cittadini. Ed è evidente a tutti noi cittadini che vorremmo il massimo del coordinamento tra i due livelli istituzionali. E allora dove nasce questo conflitto, se di conflitto si tratta? Dall'evidente differenza della situazione nelle diverse regioni, in particolare nel nostro cantone, che si è visto esposto in modo marcato da un'epidemia che viene da sud e che quindi ha toccato prima in modo più virulento noi rispetto agli altri cantoni. Il Consiglio di Stato ticinese fa bene a fare quello che fa e non rifiuta di applicare le misure decise dal Consiglio federale, bensì ne propone un'applicazione più restrittiva in considerazione della specifica situazione del cantone. Il Consiglio di Stato privilegia la salvaguardia della salute pubblica e l'operatività delle strutture ospedaliere, quindi su questa base cerca di applicare delle misure molto forti, molto rigide. Le misure proposte dal Ticino sono quindi certamente proporzionate e adeguate alla particolarità della situazione sanitaria del cantone. Possiamo solo augurarci che gli amici bernesi non si debbano trovare nella stessa situazione e che possano evitare di dover prendere gli stessi provvedimenti. Caso contrario, il Ticino sarebbe stato ancora una volta, suo malgrado, e come detto dal consigliere federale Berset, pioniere in questa difficilissima sfida che tutti noi vogliamo vincere insieme. Insieme Consiglio di Stato e Consiglio federale. Grazie.